La cosa più interessante che mi ha colpito nei saggi raccolti in Agire Altrimenti è la nuova configurazione politica dello spazio e del tempo. Lo spazio perché tutti questi movimenti conflittuali ed eterogenei nello stesso tempo, dai zapatisti agli indignados, da Occupy Wall Street alle lotte ambientali dei Notav, hanno un modo di organizzare la politica in uno spazio diverso da quello che siamo abituati a frequentare da 100-150 anni. E hanno anche questa capacità di reinventare il tempo dello stare insieme perché si possa formare innanzitutto un'opinione pubblica condivisa, quindi completamente esautorando il modo in cui oggi si costruisce l'opinione pubblica, cioè attraverso i media. Lì invece sono i contatti fisici. È lo stare insieme che conducono a produrre un'opinione pubblica e a prendere delle decisioni politicamente consapevoli da parte di masse e non di singoli individui come invece nella nostra democrazia elettorale. Mi sembra che questo aspetto del tempo e dello spazio dia luogo a una politica collettiva in un'epoca in cui di collettivo ormai comincia a non esserci più nulla. Ma una delle caratteristiche più preoccupanti delle democrazie contemporanee, per come stanno evolvendo, per come si stanno degradando, possiamo dire, è che i momenti salienti della politica sono sempre più concentrati in mani individuali, ossia che nelle democrazie stanno cominciando sempre più a prevalere delle cariche monocratiche piuttosto che dei luoghi collettivi. Questa è una tendenza preoccupante che appunto va completamente a pugni con le forme politicamente e socialmente organizzate della conflittualità contemporanea. E questa conflittualità ancora deve individuare i momenti e i passaggi per poter tradurre la critica in progettualità fattiva. Storicamente questi due momenti sono sempre stati divaricati, cioè chi si è impegnato a fare militanza politica, a fare interventi di politica sulle piazze, nelle campagne, nelle fabbriche, ha sempre trascurato il momento della realizzazione completa o della realizzazione minimamente anticipata di quello che sarà una società di liberi ed eguali. D'altro canto, chi invece ha intrapreso la scorciatoia di individuare un modello utopico fin dal presente, ha smarrito la carica della conflittualità, quindi la capacità di diffondere questo tipo di visione alternativa dell'esistente oggi presso grandi strati sociali. Ecco, io credo che forse nel XXI secolo il vero compito, se possiamo dare, della conflittualità sociale sarà quella di mettere insieme questi due momenti, di poter concepire un mondo diverso sin dal presente e di saperlo diffondere attraverso la conflittualità sociale in maniera tale che se un giorno il mondo dovesse collassare per tante altre ragioni, dalla crisi ambientale, dalla crisi geopolitica, dalla crisi nucleare, da tutto quello che può capitare senza che noi lo vogliamo, abbiamo gli strumenti, abbiamo un know-how, abbiamo un sapere, abbiamo delle pratiche per poter reinventare una società di libere ed eguali.